E sull'arrivo dei profughi ucraini in Italia ha parlato anche il ministro dell'Interno Lamorgese. Ma certamente verrà fatto tutto nel tempo più rapido possibile per dare sollievo anche a una comunità che è quella ucraina, che è una delle comunità maggiori del resto d'Europa, perché circa 250.000 sono in Italia. Quindi questo ha consentito di far arrivare circa 81.000 profughi, cioè di persone che avranno la protezione temporanea in base ad una direttiva che era chiusa in un cassetto e che pure abbiamo approvato, cioè i 27 paesi europei hanno approvato, andando a un consiglio straordinario GAI la domenica dopo il 27 di febbraio, e il giovedì successivo abbiamo approvato all'unanimità 27 paesi europei una direttiva del 2001 mai portata avanti e chiusa in un cassetto.